Grazie, grazie a tutti e vediamo di capirci un po' di più in questo mondo un po' che poi non è poi così strano perché noi in effetti possediamo un organo che in effetti non è un organo ma ha avuto dignità di apparato, non l'ho detto io ma l'ha detto Giovanni Gasbarrini, quindi il vecchio professore di patologia medica di Bologna, ha detto che in effetti non è un organo ma è un apparato. È un apparato di cui il medico ignora completamente l'esistenza. Ne sa qualche cosa, qualcosa capisce, qualcosa sa, ma ne sa veramente poco. Perché? Perché non è insegnata. È una materia che ha 20 anni. Il medico che oggi si laurea sappiamo benissimo che esce con la laurea con conoscenze di 20 anni, se va bene, di 20 anni fa. Ora, i probiotici sono stati messi in commercio, diciamo, in maniera valida soltanto nel 1996. Fino al 96 non c'era la liofilizzazione, non si poteva fare. Quindi sono stati messi in commercio nel 96. Dal 96 questi batteri sono disponibili per le sperimentazioni. Nel 2000 sono iniziati i primi lavori, con circa un centinaio di lavori all'anno. Adesso siamo a circa 33.000 lavori, cioè ce n'è uno sfacelo. Ce n'è veramente uno sfacelo. Ed è una cosa davvero bella, interessante, però c'è molta confusione. C'è molta confusione, molti ceppi, c'è poco ordine e c'è poca chiarezza. Per cui noi vediamo ceppi diversi con sigle diverse. Allora, tanto per fare un po' di chiarezza, noi abbiamo, per esempio, il lato Bacillus rhamnosus, no? Rhamnosus ce ne sono, come anche di acidofilo, ce ne sono un po' più di uno. Noi ne abbiamo quasi 5-6, ma se voi andate a vedere la disponibilità di Rhamnosus che c'è sul mercato è qualcosa di spaventoso. Perché? Perché ogni nazione ha una banca dati, una banca in cui mette dentro il DNA di questi batteri, per cui se io prendo il Rhamnosus GG fatto in Danimarca, ha una sigla, lo stesso fatto in Germania ne ha un'altra, lo stesso fatto in Canada ne ha un'altra, e via così. Per cui è un disastro. Capire. Se noi andiamo a vedere effettivamente la quantità totale di batteri disponibili sul mercato, siamo attualmente intorno ai 30 ceppi, che poi hanno 300 nomi diversi, però è come chiamare uno con un nome, Giovanni, e poi chiamarlo Johannes, e poi in tutte le lingue di questo mondo chiamarlo in modo diverso, ma sempre Giovanni, eh? Quindi attenzione a tutta questa pletora di sigle che alla fine possono davvero, cioè, davvero confondono le idee, confondono a volte anche a me, perché certe volte non andrà a capire, ma sta sigla qua di chi diavolo è questo batterio? Che poi il batterio è un batterio normalmente presente in altri prodotti. Quindi la formulazione dei prodotti diventa veramente complicata. Comunque, vediamo di capire. Questo signore qua, questo signor Sansonetti, direttore dell'Istituto Pasteur di Parigi, ancora nel lontano 2008, va bene? E ha dichiarato che la funzione dei batteri è superiore a quella del fegato. Ora, noi abbiamo dei tomi giganti che parlano di fegato e non abbiamo praticamente nessun libricino, che gli unici sono quelli che ho scritto io, sui probiotici. È veramente deprimente questo fatto. Quando poi andiamo a vedere, potremmo andarla a vedere dal punto di vista metabolico, quale efficacia hanno questi batteri dal punto di vista metabolico, perché è qualcosa di davvero imbarazzante quello che fanno. Il Gordon è stato il primo a St. Louis che ha studiato in maniera seria e dopo tutti i suoi allievi in questi 12 anni, quindi 14 anni, si sono sbizzarriti nei vari studi. Abbiamo poi delle zone come Cork, dove studiano molto bene i comportamenti psichiatrici degli animali rispetto al tipo di batteri, e poi abbiamo in Canada altre cose, quindi abbiamo ogni zona, poi dopo si è un po' specializzata in base al professore che porta avanti i lavori.
I batteri fanno davvero di tutto. L'ultimo lavoro pubblicato a Pisa dalla Stella Maris e dalla Normale di Pisa dice che i batteri sono in grado di modificare la plasticità neuronale. Quindi abbiamo delle possibilità di modifica della plasticità neuronale attraverso il cambio molto banale dei batteri. La qualcosa è tutto tranne che banale. Perché ricordiamoci che avere delle possibilità di modifica di questo comportamento non è da poco. Tenete presente che una delle patologie più gravi che ci sono le patologie attualmente presenti nei bambini, sono l'autismo, la sindrome della DHD e tutte queste patologie. Bene, sono difetti di cablaggio dovuti spesso e volentieri a un mal funziona a una mal cogestione dell'applicazione dei recettori per i nervi attraverso il netrino 1 da parte dei batteri. Chi ha pochi bifidobatteri tra il secondo e il sesto mese, quinto sesto mese, può andare incontro a dei difetti di cablaggio del sistema neuronale, quindi non neurone, ma solo i dendriti. E soprattutto quello che sono dimostrato ampiamente, abbiamo dei problemi di differenziazione della permeabilità del nostro intestino, va bene? Scusate, permeabilità del nostro cervello, della barriera encefalica, il che non è una robetta da poco, va bene? Ok, andiamo avanti. L'organo è fatto, come tanti di chi mi hanno già seguito, sanno, dovrebbero sapere perfettamente che 10 volte, soltanto nell'intestino abbiamo 10 volte il numero di batteri rispetto alle cellule del corpo umano, cioè 100.000 miliardi contro 10.000 miliardi. Però se noi andiamo a vedere bene, i batteri sono molti di più, per un problema anche abbastanza semplice. E vi spiego qual è il motivo. Allora, se voi andate a vedere i mitocondri, cellule energetiche per eccellenza, sono batteri. Il mitocondrio parla con i nostri batteri. Quindi, se noi vogliamo andare proprio a vedere nel tutto l'insieme, noi abbiamo veramente una quantità enorme di batteri che ci compongono. Perché voi pensate che i mitocondri possono andare da 100 fino a 1500 mitocondri per ogni cellula. Voi pensate 10.000 cellule moltiplicate ancora per quanto non si riescono più neanche a scrivere i zeri, da tanti sono. E ricordatevi che le cellule, cioè i batteri cellulari, quindi i mitocondri, dialogano incessantemente con i batteri probiotici, saprofiti e patogeni. Quindi non è che sono messi là così per i fatti loro. Usano le stesse sostanze che usano i batteri, cioè le ciaperonine, gran brutto nome, ma molto importante. Le ciaperonine sono molecole che interagiscono, diciamo, è il sistema immunitario ancestrale del corpo umano. Va bene? Se poi andiamo ad analizzare ancora meglio, nel più profondo, le nostre cellule, andiamo a vedere una cosa ancora più sottile. La Lynn Margulis, che ha sposato un greco, ma lei era svedese, è morta purtroppo beffeggiata dalla comunità scientifica, ma la Lynn Margulis è una scienziata veramente molto avanti nella sua capacità di ragionamento, che aveva detto che la cellula umana è l'insieme di una spirocheta che ha inglobato un cloroplasto e poi si è riempita di mitocondri. Quindi anche la cellula eucariota altro non è che un insieme di cellule procariote, quindi di batteri. Quindi noi in effetti siamo un colossale, gigantesco ammasso di batteri ben strutturato. Va bene? Questa è la cosa più. Però non lo conosciamo e lo maltrattiamo con grande frequenza. È distribuito, però distribuito mica tanto, perché più che altro abbiamo una distribuzione dovuta sia al movimento peristaltico, ma soprattutto al tipo di pH. Abbiamo una distribuzione dei batteri
funzionale al tipo di pH. Qua mi prego di farvi capire una cosa molto importante. Allora, noi abbiamo batteri come i bifidobatteri che sono strettamente anaerobici e molte persone mi continuano sempre a scrivere dicendo, essendo strettamente anaerobico, i bifidobatteri si trovano nel colon che è senza ossigeno, mentre il tenue è un ambiente dove sulle creste dei vini l'ossigeno c'è. Quindi i bifidobatteri, essendo strettamente anaerobico, ci ritroviamo, io non so come mai rimbomba forse sarà la stanza, vabbè, provo a stare più vicino. Allora, noi abbiamo i bifidobatteri che invece lavorano, cioè producono, svolgono la loro attività in un ambiente che è tra pH 7 e pH 5. Quindi, se io prendo dei bifidi e li metto nel tenue, io ottengo un vantaggio metabolico. Se io invece metto i bifidi in un ambiente lontano dall'intestino, lo metto nel colon, io non ottengo nessun vantaggio metabolico. Va bene? Ce li ho i batteri, ce li ho i bifidi, quindi andare a controllare se io ho i bifidi nel colon, quindi anche con esami di prelievo di feci, andare a controllare con la 16S, tutte queste belle menate, andare a controllare se noi abbiamo la presenza di bifidobatteri nel colon è del tutto inutile, perché il colon io lo devo, se ci sono i batteri bene, ma non è certamente l'ambiente adeguato per i bifidi stanno, vivono, lavorano e producono prodotti che ci servono rigorosamente nell'intestino tenue. Va bene? I lattobacilli invece lavorano molto bene nell'ambiente acido, sono molto acidofili e vivono e lavorano bene nell'ambiente del colon. Quindi noi avremo una suddivisione funzionale bifidi nel tenue, lattobacilli nel colon. Va bene? Questo deve essere estremamente chiaro. Poi abbiamo la grande divisione di batteri tra i Firmicutes, i Bacteroides prevotellacei, però abbiamo anche gli Actinobacteria. Allora, gli Archaea, che appartengono a queste grosse famiglie. I bifidi sono degli Actinobacteria, i Firmicutes sono i Lattobacilli, Bacteroides e prevotellacei invece sono tutti i batteri che ci possono dare problemi vari, va bene? Possono dare problemi di varie origini. Ma ce ne sono tanti di... Va bene? Ok. Andiamo avanti. Noi quindi siamo un intestino che si è sviluppato, si è dotato di una serie di accessori utili e funzionali, però è tutto nato intorno all'intestino. Questo è fondamentale. L'intestino è l'organo madre di tutto il corpo. Va bene? E la base, come dire, l'organo generante della vita è il colon, è il tenue, va bene? E i batteri che lavorano nel tenue sono batteri che si sono amalgamati a tal punto con le cellule che queste cellule non ne possono fare a meno. Perché? Per un motivo molto semplice. Voi mangiate cibo, il cibo viene lavorato dalle cellule dell'intestino, viene poi assorbito, va in vena porta, finisce nel fegato, il fegato lo lavora, lo trasforma, trova tutte le cose che deve fare, quindi lo rende ancora più disponibile, dopodiché lo manda in tutto il corpo, tranne che nell'intestino. Nell'intestino non ci arriva nulla, perché? Perché è troppo grande, sono 400 metri quadrati di superficie e con 5 di sangue, di cui non possiamo manco usarlo tutto, noi non possiamo assolutamente neanche lontanamente pensare di poter nutrire queste cellule. Ma queste cellule, se non vengono nutrite, non funzionano, non producono enzimi, non fanno nulla. Chi è che le nutre? I batteri. Ma i batteri che cosa fanno? Prendono il cibo, soprattutto quello di scarto, quindi le fibre, e le trasformano in acidi grassi a catena corta, acetato, propionato e butirrato. Tre molecole che l'essere umano non è in grado di produrre, va bene? Non è, e
Ed è fondamentale avere questi tracci di grassi perché sono importanti per la sopravvivenza dell'essere umano. Va bene? Sì, le diapositive ve le do, è tranquillo, non c'è nessun problema. Vi do tutto quello che vi pare. Non serve che facciano le foto. No, no, non c'è problema. Vi do tutto quello che volete, dopo lo do a Mira, che sulla pedina non c'è problema. Va bene? Allora, la cosa importante è proprio questa. I batteri fanno un lavoro di supplenza epatica. Quando una persona, per esempio, si ritrova con l'ammoniemia, io l'ho provato, a 400, 500, coma stuporoso, cirrosi ormai devastanti, in fase terminale, se voi date apporti corretti, vuol dire apporti pesanti, di bifidobatteri, voi vedete che l'ammoniemia scende anche a 30-40. La persona con la cirrosi, vi garantisco che muore lo stesso. Su questo non ci piove, però muore non istupidito e può, come mi è capitato il caso, farlo campare altri 2 anni. Va bene? Avrei dovuto morire ed è campato 2 anni. Quindi, poi la cirrosi è quella che è, d'accordo? Però ricordatevi che i bifidi fanno un lavoro di supplenza epatica. Servono per depurare, servono per detossificare, servono per nutrire le cellule. Servono per modificare il metabolismo, per esempio, dei grassi. Se voi avete tanto propionico, il propionico, fidatevi, dopo se avete andato a vedere, va sul succinato fumarato, posta l'interruttore dello salicilico e spinge il metabolismo verso la glucosa 6-fosfato invece che verso il ciclo dei citrati e quindi chiaramente verso la produzione di tutte quelle sostanze che possono essere tossiche, va bene? Tossiche o pericolose, tipo per esempio colesterolo, trigliceridi, acidi grassi liberi, VLDL, LDL, tutte belle menate. Quindi voi pensate cosa è in grado di fare il batterio semplicemente producendo questa roba qui. Va bene? Allora, se io dovessi avere del pane con del propionato di calcio, avere come conservante del pane, non mi crea problemi, è già fatto, quindi tutto sommato risparmio la produzione di propionato. Tutto lì è il problema, non è che ci sono dei grossi problemi. E se io ingerisco del butirrato, non è che io vado a rovinare il lavoro dei batteri. Loro vedono, dice, ce n'è già, basta, allora non lo faccio. Quindi dal cibo che loro prendono devono fare 60, 20 e 20, che poi non è proprio vero, perché 60 volte 25, 15 e 15 a secondo della zona, quindi a secondo se siamo nel tenue, nel cieco o nel colon discendente. Però mediamente 60% di acetato è quello prodotto. Gli altri due, propionato e butirrato, diciamo che vengono prodotti in funzione di quelle che sono le esigenze anche in base a quello che noi ingeriamo. Quindi non c'è problema, i batteri si adattano velocemente. Quindi se voi glieli date dall'esterno, non c'è problema. Quello che è un errore che molti fanno è di dare il butirrato, va bene, di sodio, perché anche i problemi di calcio, attenzione che non bisogna stare molto attenti agli acidi grassi, quando vengono dati gli acidi grassi, perché alcuni non sono sali, ma sono saponi, tipo il butirrato di calcio è un sapone, perché è insolubile e non è un sale, quindi bisogna stare molto attenti alle salificazioni, perché non sono tutte la stessa roba. Comunque, per dire, se io prendo il butirrato di sodio, che è un farmaco stupendo, che funziona, farmaco, insomma, un integratore stupendo che funziona bene, se io lo prendo, però questo butirrato dove finisce? Finisce in bocca alle cellule dell'intestino tenue. Se ne prendo tanto, qualcuno del cieco e del colon ascendente se lo mangia, ma le cellule che più ne hanno bisogno di butirrato sono le cellule del colon discendente, sigma eretto. A queste povere cellule non arriva mai nulla, se non faccio un cristere dall'alto non mi arriva nulla, arriva qualcosa al basso, ma dall'alto certamente non mi arriva. Quindi in questo caso queste cellule hanno bisogno di alimenti da cui ricavare il butirrato, ma che arrivino perfettamente puliti a livello dell'intestino di sinistra. Praticamente il cibo più comune è il pane raffermo. Il pane di 10 giorni, il pane duro, va bene, ma non cotto 2 volte, il pane invecchiato è il miglior
fornitore di materia prima per fabbricare butirrato. Andiamo avanti. La salute dell'intestino, ricordatevi che è fondamentale. Una persona con le coliche, una persona con la fame, una persona che ha problemi intestinali, che è stitico, che ha dolore, guardate che è un casino. Cioè questa gente veramente sta male e modifica il suo carattere e come si potrebbe dire, il suo modo di essere, va bene? Modifica proprio il carattere. Una persona che alla mattina si alza e va di corpo bene, si svuota bene, inizia la giornata bene. Invece non va, la fa un po' sì, un po' no, e un po' va, diventa un disastro, va bene? Quindi attenzione a questa realtà. Cioè, una persona stitica, e quando a volte può venire nei vostri ambulatori, è davvero una persona che sta soffrendo, perché la non evacuazione crea problemi. Noi dobbiamo ricordarci una cosa, l'intestino non ha sintomi. Lei non, una persona non deve mai, e dico mai, sentire l'intestino, non deve esistere. Gli unici due stimoli sono la fame e lo stimolo defecatorio, basta. Solo questi due stimoli e solo questi devono essere risolti. Quindi bisogna trovare il modo di gestire queste persone stitiche. Gli stitici sono una rogna, ve lo dico subito perché sistemare uno stitico è sempre un po' un'impresa, però bisogna cercare di fare più ragionamenti. Noi abbiamo all'interno del nostro intestino dei batteri che sono i bacilli, soprattutto a livello del colon sinistro, va bene, che sono in grado di produrre dopamina. E la dopamina rende stitiche le persone, diventano stitiche, molto stitiche. Va bene? Perché la dopamina ferma, rallenta. Infatti, chi prende la dopamina normalmente è chi prende la dopamina diventa sempre piuttosto duro dopo da mandare in bagno. Va bene? Poi abbiamo invece batteri diversi, enterobatteriaci, non so, che anche clostridi, che invece producono non adrenalina, adrenalina, serotonina. Queste tre sostanze invece spingono, quindi uno frena e gli altri spingono. Quando voi avete un destino in cui uno frena e l'altro spinge, voi cosa avete? La colite. Va bene? La colite è presenza di dolore quasi costante tra due litiganti. Chi è che arriva a mettere pace tra i due litiganti? Il probiotico, ma non perché viene lui a dire ai batteri smettetela, perché produce una sostanza che è il calmante dell'intestino, che è il GABA. Infatti tutti, dall'Exil, l'Exotan, tutti quei farmaci calmanti, Levobrene, sono tutte sostanze che hanno la capacità di andare a lavorare sui recettori del GABA. Il GABA è il tranquillante per eccellenza dell'intestino. Si ricava dal glutammato, va bene? Per decarbossilazione. Il glutammato è quello dei dadi, tanto per intenderci, no? Ce n'è da tutte le parti, un aminoacido comunissimo, è un eccitante, ma non passa la barriera ematoencefalica. Va bene? Quindi non ci va nel cervello. E chi ha tanto glutammato, per esempio, è tarantolato. È un bambino che non sta mai fermo. Io ho visto parecchi bambini con la ADHD in cui dando il GABA, quindi la sostanza contraria all'attività del glutammato, sono stati nettamente meglio, sono più tranquilli. Va bene, perché questi bambini con ADHD, non tutti, mi raccomando, che tutto non esiste. Il problema è proprio quello di dare a questi bambini il GABA perché loro sono deficitari su un enzima specifico che degrada il glutammato. Va bene? Questo stesso difetto grave ce l'hanno anche i diabetici tipo 1, il 70% dei diabetici tipo 1 hanno questo difetto su questo enzima che decarbossila il glutammato. Infatti i bambini con ADHD e con autismo sono assatanati, proprio assatanati di carboidrati, guarda caso, va bene? Non sono diabetici ma hanno un difetto su questo enzima. Quindi dandogli il GABA, molte persone vanno a posto. Come fare a far arrivare il butirrato nella pancia? Non si fa.
non si arriva perché non ci arriva, se lo prendo va via. Il pane raffermo, il pane vecchio, essendo un pane che non riesce ad essere metabolizzato, perché è come se avessi l'amido che si è infeltrito. Avete presente un amido infeltrito? C'è un maglione infeltrito, non lo riuscite a mettere. Dovete, lo fate entrare nell'intestino, questo non viene utilizzato da parte di nessuno, finisce piano piano, questa roba qui finisce nel colon di sinistra e lì l'ambiente acido fa da coccolino, da ammorbidente, riesce ad ammorbidire l'amido, l'amido ammorbidito riesce ad essere aggredito dai batteri probiotici del colon, i lattobacilli, che trasformano l'amido retrogradato, quindi non amido resistente, ma retrogradato, in amido usabile e quindi da lì ci ricavano ovviamente l'acetato e il butirrato. Va bene? Quindi è questo il motivo per cui è fondamentale. A me che poi l'amido derivi dal riso, dalla polenta, dal pane con il glutine, dal pane senza glutine, dal doppio zero, dalla farina integrale, non me ne importa un fico secco, io voglio l'amido. Cioè a me quello che interessa non è la crusca o l'integrale. Quello che a me interessa è l'amido. Quindi che derivi l'amido dal grano saraceno, piuttosto che poi è un legume, o dal riso o dalla polenta, non mi interessa. Io voglio un amido retrogradato, non amido resistente, che è un'altra cosa. Voglio un amido retrogradato, quindi un amido infeltrito. Va bene? Che è di quello che proprio bisogna pucciarlo dentro il pane grattugiato, poi alla fine. Va bene? Quindi mi raccomando. E ricordiamoci sempre che i batteri usano e producono tutti i neurotrasmettitori che il corpo usa, quindi dalla serotonina al GABA, all'acetilcolina, alla noradrenalina, e producono anche loro tranquillamente. Quindi loro usano gli stessi mediatori nostri, quindi interagiscono anche con la nostra, con il nostro sistema. Bene. Come vi dicevo prima, due soli sintomi. Fame e stimolo, va bene? I batteri svolgono molteplici lavori, ma non devono arrecare danno. Se io do, per esempio, dei Saccharomyces boulardii, dei batteri per curare la stitichezza e la persona mi diventa più stitica, non va bene. Vuol dire che a questo punto il problema non è batterico, ma è funzionale. Quindi può darsi che la persona abbia una riduzione della produzione di bile, abbia una riduzione della quantità di bile trasformata in stercobilina oppure ha un deficit nella produzione energetica delle cellule propulsive del colon. Quindi se io do un prodotto e questo prodotto mi arreca un danno, cioè mi peggiora lo stato di salute, assolutamente io non devo più andare avanti. Devo cambiare e devo dare un prodotto diverso. Va bene? La pressione di un fastidio indica un problema a livello del colon, di norma, dato che il tenue è privo di sensazioni nervose e dolore. È difficile, difficile, impossibile avere dei problemi del tenue. Tenue è un organo un po' sui generis. Se io ho dolori sopra o sotto omeridiali, può essere stomaco, può essere duodeno, può essere il colon trasverso, oppure il cieco o il retto, ma il tenue no. Va bene? E quando io sento a volte dire hai dolori perché hai la SIBO, questa è una scemenza, perché la SIBO è una malattia classica del tenue, va bene? Che è permeabilità maggiore dovuta a batteri che sono arrivati, che hanno creato danni e quindi io avrò dei segnali da SIBO di tutt'altro genere, cioè dal punto di vista metabolico, ma non posso avere dolori da SIBO. Il dolore da SIBO non esiste, perché la SIBO è del tenue e i dolori sono del colon. C'è qualcosa che non quadra. Va bene? Io vi faccio questo qui perché quello che a me interessa è che voi impariate a ragionare. Va bene? Dovete imparare a ragionare, cioè l'intestino, va bene, vi parla costantemente. Quindi voi dovete. Adesso il medico spesso oggi è abituato, per questioni sue, a fare gli esami. Fa una marea di esami, un sacco di esami, ma vogliamo usare un po' il cervello prima di fare gli esami.
come si dice a Milano, fa ostrega. Fai un po' di attenzione, osserva un attimo la situazione, va bene? Vedi come va di corpo. Oggi, per esempio, una cosa che non fa nessuno è guardare le proprie feci. Te le fai tu, eh? Te le puoi anche guardare, non è mica un disastro, non è mica un peccato. Io tante volte chiedo, ma a fiono, che colore, che vuole? Non lo so. Nessuno più se ne guarda. Mistero del cielo, va bene? Cosa fanno i batteri? Degradano gli aminoacidi, c'è le proteine fino ad aminoacidi, che è fondamentale. Lavorano su composte azotate, vanno a produrre sostanze come il benzodiazepine che vanno a calmare, quindi vanno anche a interagire, quindi possono andare a fare anche dei bei disastri, non crediate, perché non è che, per esempio, noi abbiamo i batteri che producono sostanze solforate indoli come fenoli, trimetilamina, mercaptani, tutta roba che magari qualcuno di voi ha sentito, ma sono tutte sostanze che possono far venire infarti, perché la trimetilamina ossidata, il TMAO, è una delle sostanze più inducenti i tumori che si conosca. Poi abbiamo sostanze solforate, indoliche, fenoli, picresoli, indicani, scatoli, tutte sostanze che sono delle tossine uremiche, cioè tutte sostanze che se io produco e continuo ad assimilare, continuano ad andare avanti a scassarmi il rene. E questo non è proprio una meraviglia, eh? Va bene? Darsi a rovinare il rene, va bene? La flora batterica intestinale produce endotossine che sono degli stimoli alla produzione di ossido nitrico. Ma se io attivo l'ossido nitrico, eccetera, del Kupffer, io attivo il sistema immunitario, posso creare poi dopo dei bei problemi. Perché non è così scontato che io possa sempre regolare il tutto. Poi posso attivare anche l'alfa-glutathione S-trasferasi, quindi il riposizionamento abbastanza forte del glutatione. Va bene? Quindi sono tutti meccanismi che sono associati, cioè noi abbiamo il glutatione, abbiamo il sistema di renderlo ancora ridotto e tutto, però ricordiamoci che ci sono anche i batteri che possono lavorare a favore o possono lavorare contro di noi, va bene? E lo possono fare tranquillamente. Va bene. Quando uno prende, per esempio, sostanze, adesso leggo qui, dell'N-acetilcisteina per problemi di digestione del muco. Se io prendo i probiotici riesco anche ad avere una migliore funzione perché l'N-acetilcisteina mi scioglie il muco. Se ne prendo tanto, io rischio di sciogliere anche il muco dello stomaco e renderlo troppo fluido, quindi non avere la possibilità di farlo funzionare. Quindi attenzione perché c'è anche la possibilità da parte dei batteri di aiutare nell'utilizzo di questa sostanza. Io che ho fatto il Covid 2 settimane fa, va bene, di N-acetilcisteina ne ho prese un bel bigonzo perché ne prendevo 1800 al giorno, va bene, però ovviamente i probiotici io li ho presi costantemente. Poi questi mi hanno velocizzato la guarigione, mi hanno aiutato, boh, non lo so perché io ho preso talmente tanta di quella roba che Mira mi ha imbottito fino, mi ha fatto come peggio di un panino imbottito, per cui ho preso di tutto e di più. Però devo dire che in 7 giorni precisi sono guarito, in 10 giorni mi sono negativizzato. Quindi i batteri, le medicine, l'N-acetilcisteina, l'antibiotico, il menate varie, cioè tutto quello che ho preso, alla fine mi ha guarito da un Covid che non era manco tanto leggero, perché sono sceso a 90 di Ecco, dici saturazione. quanto sei. Quindi saturava 90, quindi non è che proprio andassi tanto bene, avevo la febbre a 39, quindi non ho fatto l'Omicron, certamente no. Probabilmente ho fatto il Delta, non lo so, però non l'ho fatto tipizzare, tanto non me ne frega niente, una volta che l'hai fatto, e qui sei il fesso di prima. Però l'ho fatto serio e prendere i probiotici è sicuramente un qualche cosa di estremamente utile. Va bene? Estremamente utile anche perché una cosa importante, no, non vi dico che cosa ho preso, perché ho preso tutta una latica di roba, ma diventa, magari posso rispondere Privato. in privata sede, adesso qui no, perché sennò devo via fare un elenco di farmaci. Ne ho presi tanti. Una cosa importante è questa: nell'infezione da Covid, va bene,
Io già a maggio del 2020, quindi parliamo di tanti 2 anni fa ormai quasi, in un webinar che tenni qui su questa piattaforma, non con Mira ma con Paolo Barò, dissi che questo virus infettava i batteri. Va bene? Perché? Perché era un virus strano questo qui. Perché io ne prendevo una bassa carica. Questa bassa carica non mi può dare dei danni così violenti subito. Bisogna che il virus si moltiplichi. Quando il virus si moltiplica dentro le cellule, non è che le cellule umane sono lì a farsi massacrare dal virus, buone e tranquille. Cioè, rispondono. Quindi c'era una discrepanza tra la forza d'attacco del virus e la quantità di virus ingerito. Dove finiva questo virus? Lui era in grado, perché tanto è un virus ormai è assodato che non è un virus naturale, è un virus che ha la capacità, unico, primo e unico per adesso, virus che ha la capacità di infettare sia le cellule procariote sia le cellule eucariote. Sono due robe diverse, sono due mondi diversi, come gli uccelli e che ne so io, e i pesci del profondo del mare, sono due robe che non c'entrano nulla. Bene, questi virus entravano nel nostro corpo, naso, bocca, polmoni e intestino, sono i quattro organi ricchi di prevotellacee. Sono 28 ceppi diversi di batteri. Questi andavano ad infettare le prevotellacee e questo è anche il motivo per cui l'antibiotico, al di là del fatto di avere un'attività antinfiammatoria, ma aveva anche un'attività di contrasto all'infezione. Per questo motivo, non perché, come dicono tutti i virologi di grande fama, non serve a nulla l'antibiotico perché il virus non lo si uccide, è una non creatura, quindi non ha senso l'antibiotico. Però l'antibiotico funzionava perché andava ad uccidere i batteri che facevano da incubatrice al virus. Quindi io più antibiotico prendevo e meno carica virale avevo e quindi chiaramente la malattia era meno grave. Quindi era questo il motivo. Loro lavorano ancora perché tanto non hanno casi clinici da studiare, non capivano e quindi giustamente dicevano l'antibiotico nella cura del Covid non serve perché è un virus. Già, ma se io ho un virus farlocco come quello che ci hanno rifilato, riescono ad andare a lavorare all'interno del batterio, si moltiplicano e poi quando raggiungono un numero sufficiente vanno all'attacco e ci creano il problema. Mi è arrivata la domanda, rispondo al volo. Le tossine uremiche prodotte a livello del ceco vengono assorbite direttamente e vanno a finire nel rene. Infatti, uno dei grossi problemi anche dei dializzati è di avere un intestino tirato con la lucidatrice, perché sennò queste tossine uremiche, che non sono filtrate neppure dai filtri della dializzata, perché i cresoli, i fenoli indicani, Catoli e varie soldate non sono filtrati, che per esempio la melatonina, anche la melatonina è una tossina uremica, va bene? Però è filtrata. Queste molecole molto piccole non sono filtrate, quindi tanto più uno è in disbiosi del colon, soprattutto dalla zona cecale, tanto più il rene va in sofferenza. Le persone con insufficienza renale cronica o i dializzati dovrebbero fare uso continuo e costante di lattobacilli per tenere l'intestino il più pulito possibile, per poter permettere di avere una dialisi non così grave e di poter ritardare le entrate in dialisi, quindi mantenere un'insufficienza renale, quindi con una creatinina intorno a 2, 2,5, cioè 2, anche 1,8, insomma, non esageriamo, cioè intorno a 2 di creatinina, in modo tale che questa persona possa vivere senza essere costretta alla dialisi. Va bene? Questo è un po' il razionale del perché. E perché viene assorbito. Va bene? Ciò che viene assorbito di solito nel tenue finisce nel fegato, quello che è assorbito nel cieco un po' va nel tenue, quindi va, diciamo, nel fegato, ma quello che viene assorbito nel colon ascendente e trasverso rigorosamente finisce nel rene, perché noi in quella zona dell'intestino assorbiamo acqua, quindi acqua più molecole molto piccole. Ricordiamoci che sono molecole molto piccole, cioè sotto i 100 Dalton di peso, quindi sono molecole che passano tranquillamente
la barriera, va bene? E quindi finiscono nel rene. Va bene. Allora, voi vedete intanto in questa diapositiva veloce l'epitelio intestinale di topi, va bene, germ free, perché l'uomo non può essere germ free. E voi vedete che l'epitelio è sottile, la cinetica, cioè la funzione degli eterociti, è lenta. Abbiamo una deconiugazione significativa, quindi andiamo incontro anche a stitichezza. Abbiamo assenza di coprostanolo, purtroppo abbiamo il coprostanone, che è una sostanza tumorale, quindi il colesterolo diventa coprostanolo, cioè non diventa coprostanolo, diventa coprostanone. Abbiamo acidi grassi a catena corta, che è una produzione ridotta, e questo è molto grave perché gli acidi grassi hanno delle funzioni incredibili, perché sono per esempio dei potenti induttori dell'anandamina, quindi dall'arachidonico trasformano l'arachidonico in anandamina e vanno ad attivare il recettore degli endocannabinoidi, per esempio. Il propionato è la struttura chimica che va a bloccare la tirosina 232, che è presente nelle COX-1, dove c'è l'ancoraggio dell'acido arachidonico. Quindi è un potente, è un FANS alla fine della fiera. Quindi abbiamo l'acetato che va a lavorare sugli stimoli anoressigeni del PY-Y, va bene? E soprattutto sull'alfa MSH della propiomelanocortina. Quindi va a lavorare su vari ampi campi. È meraviglioso. In più, i tre acidi grassi, acetato, propionato e butirrato, gestiscono la MPK, che è il sensore della fame cellulare, che se non funziona, non esprime sulla superficie cellulare i recettori per il diabete, per l'insulina. Quindi la prima causa di diabete di tipo 2 è la carenza di questi recettori dovuti a una bassa stimolazione di questa AMP ciclico. Sai, ma poi dovremmo fare un lavoro poi solo di metabolismo, ma è fondamentale capire che gli acidi grassi fanno veramente delle cose incredibili. Bene? Boh. E poi abbiamo la funzione immunologica, che è molto scarsa in questi topi. Ma se io prendo questi topi, guarda caso, e li passo dall'altra parte, cioè li vado a colonizzare, io ottengo tutto il contrario. Cioè abbiamo presenza di attività immunologica, abbiamo produzione rilevante di acidi grassi, presenza di coprostanolo, deconiugazione assente, veloce tutto. Va bene? Quindi avete veramente un intestino che fa il suo lavoro, funziona bene. Ok, come faccio a capire se sono in disbiosi? Qui entriamo nella parte più importante, perché se no continuiamo a girare intorno a un sacco di problemi e la gente non ne viene fuori. Dopo faremo le risposte a singole problematiche. Le feci devono affiorare. Perché? Perché quando io prendo una proteina e questa proteina la deamino, cioè tiro fuori l'NH2-, l'NH2- in presenza di un ambiente molto acido, che dovrebbe essere molto acido, 4,7, 4,8 più o meno a livello del ceco, va bene, poi dopo va intorno a 4,6 alla fine nel retto, io mi ritrovo con l'NH2- che diventa NH4. L'NH4 lo unisco con il residuo del bicarbonato, cioè l'HCO3, e che cosa ottengo? L'ammoniaca dei biscotti, cioè il lievito che mi fa affiorare le feci. Se io invece al contrario mi ritrovo un ambiente poco acido, la pressione acida è bassa, l'NH2- mi diventa NH3, che è l'ammoniaca, un gas non polare, diffusibile, che mi si posiziona in cono trasverso. Quando io mangio, dilatando lo stomaco, spremo, proprio spingo il colon contro la parete muscolare. E questa spinta verso la parete muscolare mi libera l'ammoniaca nel sangue e io ottengo un ottundimento del sensorio, cioè dopo pranzo mi viene l'abbiocco, mi cade la palpebra. Bene? E devo dormire 20 minuti. Una persona che dopo pranzo c'ha il... Vabbè, non l'abbia bevuto, perché poi sono attardetti all'alcol. Se non ha bevuto e ha sonno, va bene? E dura 20 minuti, quello è un sonno tossico, è proprio sonno da ammoniaca, va bene? E quindi basta molto semplicemente
la persona acidifichi sul intestino per vedere le feci che affiorano, attenzione, non galleggiare, affiorare, va bene? E non andare più a fondo. Già questo vi posso dire che è un segnale fondamentale, va bene? La cosa strana è che nessuno più se la guarda, va bene? Poi non si deve mai, come vi dicevo prima, avere tonno postprandiale, perché se io ce l'ho vuol dire che ho le feci che vanno a fondo. Le feci devono essere di un colore marrone, abbastanza, mamma mia, ho dimenticato le B. Vabbè, abbastanza scuro. Le doppie, si vede che sto imparando dagli slavi che le doppie non le usano. Vabbè, abbastanza scuro. Quindi non dico nere perché sennò sono problemi seri, ma devono essere di un marrone scuro. Più sono chiare, più vuol dire che io ho poca stercobilina. La stercobilina si ricava dalla bile, quindi io ho poca bile. Cause per cui ho poca bile: o ne produco poca, o non ho la cistifellea, che l'ho, cioè no, è che non ce l'ho stata portata, oppure mangio pochi grassi. Se io mangio pochi grassi, ho poca bile, se ho poca bile divento ostitico. Va bene? Perché la stercobilina, cioè la bile, non è stata trasformata in stercobilina. Però prendete il caso di una persona che ha una digestione di grassi normale, veloce, in 2 ore digerisce senza problemi, però è stitica e ha le feci chiare. Va bene? Qual è la causa? La bile c'è, ma non riesce a essere trasformata in stercobilina perché è feci chiare, non dico acoliche, feci chiare, quindi giallino, ecco, non grigie. Però è stitica. Ora, in questo caso, bisogna andare a controllare se la persona ha candidosi intestinale, perché la candida fa una deconiugazione della bile, cioè stacca l'acido glucuronico, che è uno zucchero, e quindi rende la bile impossibile da trasformare in stercobilina. Quindi, se voi avete una digestione lenta con i grassi, proprio una digestione biblica che non, cioè di cinghiale che non va mai via, lì dentro potete avere poca produzione di bile. O avete dei difetti sulla produzione, cioè ce n'è poca. Ma se voi avete una digestione corretta e avete però nel contempo uno svuotamento intestinale molto lento e feci chiare, allora può darsi che voi la produciate la bile, però la produzione di bile non è sufficiente, va bene? Non è sufficiente per poter risolvere il problema. Poi le feci, allora non è che devono sapere di Chanel. Questo no, però non devono neanche essere tali da dover aprire la finestra col ventilatore per poter entrare in bagno, ecco. Ci vuole un minimo di criterio. Quindi, se sono particolarmente maleodoranti, la roba non va bene. Va bene? Bisogna dire che c'è una putrefazione eccessiva, ci sono delle enterobatteriacee, del salmonellosi che ci sono dentro qualcosa che non va bene. Poi, secondo la scala di Bristol, devono essere a banano, a salsiccia, cioè valore 4 fatto da 1 a 7, 1 è a palline di capra, 7 è la sciolta classica, va bene? Devono essere a banana, a salsiccia, quindi tutte le conformazioni che si scostano da queste due forme, possono essere indicatrici di un transito eccessivamente veloce o di un transito lento, va bene? Le feci poi non devono contenere muco, ovviamente, perché muco è sempre una risposta antinfiammatoria delle cellule, dei colociti quando c'è qualche problema. Va bene? Già questa disamina vi dà un'idea di come stanno i vostri problemi intestinali. Va bene? Ma andiamo avanti, non è finito qua. Abbiamo poi un'altra problematica devastante, che è quella del gas intestinale. Ora, i gas intestinali sono tre, va bene? Sono il metano, l'idrogeno solforato e la CO2. Allora, il metano esce ma non ha odore, perché il metano, ricordate, che non ha assolutamente odore, brucia, fa le fiammate, quindi attenzione alle fiamme libere, non fate cretinate con gli accendini, ma e lo si faceva quando ero giovani, l'abbiamo sempre fatto. Sempre quando eravamo giovani, chiunque è stato giovane Non maschio puoi l'ha dire fatto, questo. ma lo dico perché l'abbiamo fatto. Porca miseria, olà, io l'ho fatto. Vabbè, olà, e attenzione perché poi si strinano i peli, eh? Di volere che è tanto simpatico.
Poi abbiamo l'idrogeno solforato che invece ha la puzza di uova marce ed è terribile, va bene? E questo è da putrefazione. E poi abbiamo la CO2. Allora, quando noi abbiamo queste problematiche, come facciamo a risolvere il problema? È abbastanza semplice, perché il gas metano è prodotto in modo preferenziale da batteri, appunto clostridi, che fermentano le fibre. Quindi io, se ho persone che hanno tanto metano, devo ridurre la quantità di fibre che mangio, va bene? Non vuol dire tirarle via tutte, ma insomma, darsi un po' una limitata. L'idrogeno solforato si produce dalla putrefazione di proteine sia vegetali che animali. Attenzione, perché spesso uno dice: ah, io mangio vegano, mangio tanto cibo e tante proteine vegetali. Proteine vegetali va benissimo, non è che ne sono contrario, ma attenzione perché non tutte vengono lavorate, vengono assorbite. Chi mangia molti legumi, quindi molte proteine vegetali, fornisce una pasturazione, proprio pastura i batteri che lavorano le proteine, perché è molta la quota di proteine, di parte proteica che non viene ad essere lavorata ed assimilata. Per cui abbiamo questo problema abbastanza serio. Poi abbiamo la CO2 che invece è prodotta dai carboidrati, va bene? Quindi è un gas prodotto più che altro da chi mangia pane, pasta, patate, pizza e queste robe qui. E soprattutto dalla candida. Quindi è la candida che mi crea un po' sto problema. Spesso abbiamo CO2, quindi gente che magari alla sera ha due tacche della cintura che deve aprire perché ha veramente una cintura aperta, proprio bella grossa, e purtroppo lì dentro la CO2, quindi dovrebbe provare a mangiare il carboidrato alla mattina, se possibile, se riesce al mattino sarebbe l'ideale, e poco a mezzogiorno, niente alla sera, tutto niente alla sera, niente al pomeriggio, e vedere di prendere dei batteri che contrastano la presenza della candida, quindi di norma il Saccharomyces boulardii, che è Saccharomyces cerevisiae subspecie boulardii, l'ho scoperto da un medico francese in Vietnam, va bene? Nel 1934, quindi in tempi assolutamente non sospetti. Poi abbiamo, come vi dicevo prima, che vi anticipavo lo svuotamento gastrico, va bene? La visione di svuotamento gastrico è importante per capire se le persone producono una quantità adeguata di bile, che anche lì ho dimenticato lei, una volta trasformata in stercobilina, prima la peristalsi. Ricordiamoci sempre, la peristalsi è data alla stercobilina, noi non dobbiamo fidarci sempre di prendere le erbe, erbette, per andare di coma, perché non è mica roba sana quella roba lì. Attenzione, è tutto tranne che sana. Va bene, la presenza di candida, come vi dicevo prima, va a degradare e produrre acido, cioè bile deconiugata dall'acido che la rende solubile. Allora, qui è un'altra cosa che vi avevo anticipato prima. Nell'intestino ci sono molte famiglie batteriche che fanno prodotti diversi neurotrasmettitori. Se io ho i batteri che spingono sono quelli che stanno a destra e in centro. Perché? Perché a destra abbiamo feci liquide. Nella parte del colon trasverso abbiamo feci poltacee. Quindi più sono liquide e meno c'è da mangiare, quindi devono scorrere velocemente. Nella parte di sinistra invece ne abbiamo feci solide. Allora, nelle feci solide i batteri possono andare a cercare qualcosa da mangiare, ma se il transito è eccessivamente veloce, chiaramente non se ne va via. Va bene? Quindi questo è importante da capire. Se io ho batteri che frenano, colon sinistro, e batteri che spingono, colon destro, io è come se avessi una macchina in cui due persone, uno schiaccia l'acceleratore, l'altro schiaccia il freno. Cioè, cosa fa la macchina? Va a saltoni. Va bene? Vado a saltoni. Alla fine sto male e ho dolori colici. Attenzione però quando si parla di colite, perché la gente confonde la stipsi con la colite. La colite vuol dire che c'è dolore quasi permanente, quindi dolore o indolenzimento del colon quasi sempre. Se non c'è dolore,
cronico è qualcos'altro, ma non è colite. Va bene. La pezza ce la mette il GABA. Guardate che il GABA è una mano santa. I batteri, come i probiotici, lattobacilli in questo caso, quindi non i metabolici che sono i bifidi, ma i soldati, quelli che diciamo i poliziotti che tengono un po' a bada i vari tipi di batterici, sono proprio loro. Sono tra i due litiganti, cioè tra chi spinge e chi frena. Arriva allora che ha detto: beh, adesso la piantate comando io e blocco tutto, va bene? E quindi sono un po' come le forze di interposizione della NATO. Oddio, quelle funzionano poco, ma comunque, vabbè, speriamo che funzionino prima o poi. Ma la cosa importante è capire a cosa serve il GABA. GABA, guardate, è una molecola che dire fantastica è dire poco. Fa cose davvero egregie, passa la barriera ematoencefalica, la passa, va nel cervello, va a regolare l'attività dell'istamina, va a stimolare la serotonina dei nuclei del RAFE per dormire, va a modulare la produzione di melatonina, e fa tante, tante di quelle cose in GABA, che ne fa un'infinità, però è una molecola bistrattata. Non la conosce nessuno ed è di libera vendita perché è un alimento, quindi è una roba abbastanza banale. Può prescrivere, chiunque la può prescrivere in GABA, però pare che non la si usi. Io ho provato a prendere gente con diabete incontrollato, va bene, proprio un diabete di tipo 1 che non si riusciva a sistemare, con il GABA questa persona è andata a posto, va bene? Non dico diabete di tipo 2, diabete di tipo 1, perché voi dovete tenere presente che per liberare l'istamina, per liberare l'insulina, occorre che il GLP-1, che la libera, venga attivato da serotonina associata a GABA. Se io ho la serotonina ma non ho il GABA, io non attivo il GLP-1 e io non vengo ad avere la liberazione di insulina. Infatti, siccome il 70% dei diabetici non hanno GABA, guarda caso, se tu glielo dai, riesci a ricondizionare la liberazione di insulina nei diabetici di tipo 1, certo non dopo 20 anni, dopo 20 anni si viene da fare, va bene, ma se è un bambino piccolo che ha iniziato, dare GABA è fondamentale per vedere di fermare quel processo degenerativo che poi porta alla insulinodipendenza cronica, va bene. Allora, sono i nebbiosi, sono voglia, quali esami io consiglio di fare? Bene, un esame completamente inutile, e lo spiegheremo dopo, è quello delle feci, va bene? Quello per me è un esame che non serve. Me l'hanno chiesto un sacco di volte di validarlo, ma è una roba che per adesso non serve a niente. Per saperlo non servono esami, basta usare l'osservazione, cioè la semeiotica medica. Una volta mio nonno medico voleva a tutti i costi che io facessi prima le feci e poi andassi, venisse lui a vedere cosa avevo. Se io non facevo nel vasino le feci, lui non veniva, voleva le urine e le feci. Poi lui assaggiava, vedeva, guardava, tastava e faceva tutte le cose. Io mi ricordo il film L'ultimo imperatore di Bertolucci, in cui i due mandarini che erano lì a i due mandarini che dovevano guardare come andava bene l'ultimo imperatore Puccini e dicevano: che c'è bisogno di un po' più di verdura, un po' più di questo, un po' più di quella. E loro guardavano con grande attenzione questo. Bene, non fate gli esami da fare, va bene? Gli unici che io trovo utili da fare sono la zonulina, perché con la zonulina io posso andare a verificare la permeabilità del tenue, posso anche fare la permeabilità attraverso il gas a tutti gli esami, ma la zonulina è più veloce. L'indicano urinario, per controllare se a livello ileale, attenzione, c'è permeabilità. L'indicano è la tossina uremica che mi dice come sono messo a livello dell'ultimo tratto, della zona ileale. Lo scattolo urinario, che non è altro che un indicano con un gruppo idrossile in basso, cioè prendo l'indicano, ci metto sotto un gruppo H e ottengo lo scatolo. Bene. Questo invece per sapere se c'è permeabilità cecale, quindi io ho il triptofano che diventa indolo, va bene? L'indolo,
può essere trasformato poi in indicare e viene assorbito, e a quel punto gli iodi sbiosi dell'ileo, non del tenue, dell'ileo, quindi della parete terminale. Se invece ho uno scattolo urinario molto alto, vuol dire che nell'ileo io sono a posto, perché ho permesso all'indolo di arrivare nel colon. Quando è arrivato nel colon, lì viene lavorato in maniera sbagliata. Quindi, se io ho un aumento dello scatolo, vuol dire che io l'indicano è a posto, e lo scatolo invece vuol dire che ho una permeabilità del cieco. Va bene? Anche lui è un'endosinonemica. Questi sono fondamentali. L'altro esame sicuramente da fare è la calprotectina. Questo è un esame da fare di routine, che secondo me andrebbe fatto prima di fare le coloscopie, perché se la calprotectina è normale, cosa si fa? Che goduria c'è farsi infilare un tubo di 1,5 metri nell'intestino? Ricordiamoci che prima di fare questa operazione ti fanno firmare, sempre, perché non è scevro da rischi, e l'intestino si infiamma, si incazzano le cellule. Ma io sono tutte felici, parliamoci chiaro. Quindi la zonulina, ecco, mi chiedevano, è un esame che si può fare sia nelle feci che nel sangue. Allora, nel sangue costa meno che nelle feci, per cui vedete voi dove farlo. La calprotectina, i valori della calprotectina normali arrivano a 40, quindi a 40 noi siamo nei valori normali, però da 40 a 60, 70 non è un affare di Stato. Quando avete rettocolite ulcerose avete 3.000 di calprotectina, eh. La calprotectina, guardate che è il citosol dei neutrofili, quindi più ne avete di citosol dei neutrofili, più vuol dire che i neutrofili stanno combattendo e purtroppo stanno morendo nell'intestino. Quindi è questo che si va a misurare. La calprotectina è, secondo me, un esame fondamentale. Quindi fate zonulina, indicano, scatolo e calprotectina. Parte. Va bene? Ok, andiamo avanti. Siamo arrivati quasi alla fine, quindi non vi voglio tediare oltre. Il 16S è l'esame, e noi abbiamo andato a vedere che tipo di batteri. E ci sono degli esami adesso molto, molto accurati che ti tirano fuori anche 1.600 ceppi batterici. Io certe volte le leggo, qualcuno dice: ah, di quel ceppo ne hai due. Chi se ne frega? Mi interessa. Due batteri. Cioè, una roba veramente inutile. Per giustificare il prezzo ti danno un balloppo di esame fatto così, ma che non ha molto senso. Allora, perché io sono io, attenzione, io sono io, non sono il Vangelo, sono contrario a questo esame, che è un esame che costa dalle 200 ai 400 euro, quindi non è che costi proprio tanto poco, dipende dai tipi. Il primo, il prelievo del campione da feci del retto e non da altre parti dell'intestino. Se io ho un problema a livello del cieco o dell'ileo o del tenue o del colon trasverso, cosa me ne faccio io di un prelievo di feci del retto? Cioè, anche soltanto rispetto al cieco, è 1,5 metri prima, di cieco, tanto per dare un'idea. Quindi in 1,5 metri e in un giorno i batteri mi hanno cambiato il mondo. Quindi io faccio un prelievo di un campione che mi dice, mi lascia molto tempo che trova. Ogni 6 ore circa, in base anche al cibo, le colonie cambiano di dimensioni. Quindi io faccio l'esame, dice, tu hai tanti di questi batteri. Sì, ho capito, ma fra 6 ore ce ne avrò altrettanti o no? Ce ne avrò tanti? Siccome oltretutto fanno il prelievo e mi danno il responso dopo 15 giorni, io ho la fotografia di una situazione che era 60 cambiamenti prima. Ma che logica c'è? Cioè, è come se io volessi impostare una terapia o la tempistica dei semafori verificando il traffico ad agosto a Milano, però metto i semafori a gennaio. Ma che logica c'è? Nessuna. Bene, è la stessa, questa è la stessa logica. È una logica che non c'ha logica. Non riesco a capire. Ecco, allora, scusate, qui Gianluca Piero, la zonulina serica costa molto di più di quella fecale, meglio. Così fate un esame delle urine, indicano il scatolo, e un esame delle feci, zonulina e calprotectina, meglio. Io non so mai, non abbiamo la diffamazione di te. Quindi, Grazie. ecco, quindi dopo li vediamo. Va bene. Ok. Terza roba. Una volta che io ho in mano i valori, ah, guarda, tu sei basso di Romilo Coccace, benissimo.
Qual è il batterio più importante dell'Ormino-Coccace? Il Fecalibacterium prausnitzii. Stupendo, fa cose meravigliose, stupendo, è disponibile. No, è una cosa me ne frega. Cioè, avere in mano un elenco di batteri di cui io sono carente, di cui poi non ho la disponibilità per il reimpianto, a me non serve un fico secco. Perché anche la Chemansia fa miracoli, però adesso attualmente pare che un certo cane su in Inghilterra riesca a venderla solo morta, perché viva non si riesce ad avere, ma il Fecalibacter prausnitzii fa miracoli ancora maggiori, ancora migliori, però non ce l'ho disponibile, quello è il problema. Quindi cosa me ne faccio io di avere tutta questa marea di dati quando poi alla fine il mio intervento deve utilizzare quei 28-30 batteri che ho a disposizione? Io ho quelle armi, io ho solo quelle armi. Ho solo alcuni batteri, un lievito e basta. 28, 30, va bene, 30, mettiamole 30 per abbondare. E poi? Poi non c'ho più niente io. Il fatto di avere tutta un'elencazione minuziosa di tutti i batteri, ah guarda, di questi ne hai tanti, di questi ne hai pochi, di questi qui ne hai due, l'altro ce ne c'è. Ho capito, ma poi alla fine, al lato pratico, io ho speso dalle 200 alle 400 e anche più euro per avere tutta una pletora di nomi di batteri che poi alla fine pratica a me non serve a un fico secco sapere, perché certe volte mi vengono fuori l'afnia, afnia, va bene, ce n'hai tanta, ce n'hai poche di afnia, bene, quando io so di avere tanto poca afnia, io cosa me ne faccio di questa informazione? Ce l'ho disponibile, se è carente, ce l'ho qualcuno che me la possa ammazzare, sì. Ce l'hai, e quindi è tutto questo, capisci? L'esame del, sì, esatto, il 16S è l'esame del microbiota fecale, si usa il 16S RNA. Quindi è quell'esame che adesso sta diventando di moda, ormai sta uscendo dalle parti, però se noi andiamo a vedere poi dopo al lato pratico vero, non serve a un accidente, perché mi dà, sì, per turismo, se io avessi questo esame, dove lo posso usare? Dove si può usare? C'è un esame specifico, per esempio, quello fanno qui a Firenze, per i batteri della bocca. Ottimo. Batteri della bocca già c'ha senso. Io posso andare a vedere se ho il Fusobacter nucleatum, se ho si chiama il Porphyriomonas aegyvalicus, ho dei batteri e lì posso sapere quello che faccio. Vado a vedere le colonie, perché ho un numero di batteri relativamente basso. Se io voglio andare a fare un esame della flora batterica del Doderlein, mi va bene, faccio uno striscio della mucosa vaginale, vado a vedere i batteri, lì dentro io posso avere un indirizzo, ho dei batteri che mi possono aiutare a mettere a posto. Quindi avere una disamina di una zona ben delimitata, gengive e mucosa vaginale, mi sta bene, mi fanno bene quegli esami lì. Sarei disponibile a farli fare se servono, ma se no è un casino dalla malora, capisci? Quindi diventa un problema veramente molto, molto alto, molto, molto, molto complicato, perché mi riempio la bocca di nomi, di batteri, di quantità, ma poi alla fine, andando a rosicare sotto, mi resta poco, perché alla fine devo usare quei famosi 28 ceppi batterici che sono Saccharomyces boulardii, Enterococcus faecium per disinfettare, bifidobatteri per i primi metabolici e i lattobacilli per eliminare un po' di problematiche del colon. Poi ho i batteri della flora del Doderlein e per ultimi ho un po' quelli dalla bocca, sono alcuni batteri un po' particolari per la bocca, ma Vuoi ripeterli tutti piano piano, per cioè che favore? cosa? Tutto quello che hai detto ora negli ultimi 2 minuti, Allora, solo 2 minuti. ora, quelli che noi abbiamo a livello di disponibilità, abbiamo dei batteri che sono il Saccharomyces, boulardii e l'Enterococcus faecium, sono dei disinfettanti. Va bene? Abbiamo poi delle problematiche, i bifidobatteri sono di solito 4 i bifidobatteri, ma ce ne sono anche di più, potremmo anche lavorare anche con 6 bifidobatteri che sono i metabolici del tenue. Poi abbiamo i 4 tipi di lattobacilli fondamentali del colon,
più abbiamo 4 lattobacilli, sarebbero 6 lattobacilli fondamentali per la flora del Dodderland. Allora, mi hanno subito corretto, mi hanno detto il Fusobacter nucleatum lo puoi trovare anche a livello faecale. Certo, il Fusobacter nucleatum e il Porphyrio monas gingivalis sono due batteri della gingiva che sono in grado di creare tanti di quei casini che a metà vi bastano. Perché? Uno, vi creano il tumore del pancreas. La testa del pancreas ha sempre presenza di questi due ceppi, il Porphyrio monas e il Fusobacter. Il Fusobacter è collegato spessissimo con la presenza del tumore dell'intestino. Va bene? Quindi, se io ho una incidenza di parodontite, la parodontite mi prepara la strada, potrebbe prepararmi la strada, alle malattie cardiovascolari, ai parti prematuri sotto pretermine con bambini con cerebroesi, con problemi di diabete, 7 volte di più il diabete con la parodontite, e ovviamente io posso ritrovarmi con problemi di tumori al retto, ma soprattutto al pancreas, il che è ben peggio, perché da quello del retto a volte ce la si viene fuori. Da quello del pancreas, chi ne viene fuori, è meglio che metta un santino alla Madonna. Quindi non è così semplice. Allora, se io mi ritrovo con la parodontite, io non devo andare a fare l'esame delle fici e vedere se ho Fusobacter. Mi devo curare la parodontite anche perché il Porphyrio monas gingivalis produce il gingipain che passa la membrana ematoencefalica e fa precipitare proteina beta amiloide sui neuroni, quindi è la prima causa dimostrata di Alzheimer. Però a me di fare l'esame per sapere se c'è o meno non mi importa. Io, se ho un problema di gengivite, curo la gengivite, poi se voglio farmi anche l'esame per vedere se sto cornuto di Fusobacter mi è finito anche nelle feci, va bene, lo voglio fare, faccio la ricerca solo sua per essere sicuro. Però la cosa importante è che poi una volta che ce l'ho, cosa faccio? Devo prendere qualcuno che me lo uccida, e che non me lo uccida solo l'intestino, cioè prendo l'antibiotico. Devo prendere qualche cosa che me lo uccida da dove lui nasce, va bene? Bene, io non so quanti di voi lo sanno, ma sapete dov'è la casa madre del Fusobacter nucleatum? Nello stomaco, pensateci voi, una roba stranissima, nello stomaco, va bene? Quindi se voi avete il Fusobacter in bocca, quindi avete una problematica di questa situazione di malfunzionamento delle gengive, quindi c'è una permeabilità sotto, quindi gengivite, ma proprio una retrazione intorno e anche superiore ai 5 mm, poi dovete intervenire subito in bocca, perché sennò questi batteri possono andare in giro e sì, vi vengono anche il calcolo al colon, ma vi viene anche quella pancreas sono finite bene. Con il sacro, ecco, si dovrebbe intervenire con il disinfettante per eccellenza, cioè con il Saccharomyces boulardii. Lì si prende la capsula, si apre, si bagna con poca acqua, si prende uno spazzolino e con movimento rotatorio si cerca di cacciare sotto le gengive. Se poi trovate l'odontoiatra bravo, sciogliete il tutto in un mezzo bicchiere, proprio in poca acqua, pochissimo, 2 cc, tirate su con la siringa, quella con l'ago storto, e poi iniettate sotto le sacche gengivali. Questo andrebbe fatto almeno una volta alla settimana, ogni 10 giorni. E poi tutti i giorni la spazzolatura. Questo porta a una regressione, diciamo, quando c'è una ritrazione di 5 mm massimo, questa funziona bene. 5 mm però, Cioè, se di più bisogna dopo fare interventi di apicectomia, insomma, dopo gli odontoiatri mi si sbizzarriranno. Il nome del prodotto si chiama Probio Base, va bene? Tanto per essere chiari, perché così almeno non diamo mica in giro a diventare male. Va bene, io avrei terminato, quindi se io voi... ti leggo. No, ce n'è ancora una. Ma porca pignata, ma davvero? E si era l'ultima. Fate osservare le feci, questo è la roba importante. Non se ne guarda più nessuno. Fate le domande che vi ho detto all'inizio, riducete il gonfiore modificando la dieta, date sempre la lattobacilli per produrre il GABA. Sempre. Il salivarius K12 è un ottimo batterio, ma ha la sua ubicazione sulla lingua. Non è un batterio delle gengive. È un batterio della lingua. E poi vabbè, un po' le gengive ci va a finire.
Per cui lui è un batterio che sta lì, non è male, non è un batterio male, diciamo che è posizionato in modo tale che sembra che faccia tutto lui. Ora, batteri veneti non esistono, faccio tutto mi, non c'è. Ci sono batteri che fanno alcune cose, non le fanno tutte, va bene? Non c'è nessun batterio che fa i miracoli. Fa una roba, quando è bravo ne fa due, va bene? Tre già non è concesso. Basta. Questa è proprio l'ultima diapositiva, va Va bene. bene? Allora io ripeto le domande che abbiamo fatto dall'inizio. La Susanna chiede, probiotici e allergie, manifestazioni asmatiche. Vediamo un po' se riusciamo a mettere su. No, non riesco a tirare fuori. Va bene. Scusi, non ho capito la domanda. Probiotici e allergie, manifestazioni Allora, asmatiche. le allergie. Allora, l'organo che comanda la pelle e il polmone è il colon. Va bene? Questo anche secondo la medicina cinese. Quindi, così toccato, ma Vabbè. ci siamo. Dai, buono, ci risiamo. Dovremmo arrivare adesso. Va bene? Ecco, mi sentite? Se avete bene, si deve aprire la capsula. Allora, Ci qui. sentite? Ok, bene, bene. Non ci vediamo. Non ci vediamo più. Com'è? Che è successo? Perché? Perché? Ah, start video, pirta. Ho cancellato il video. Ecco, beh, insomma, Vabbè, questa volta non io. no, non sei colpa, è colpa mia. Va bene. Parlavamo di probiotici e allergie. Allora, il colon è l'organo che governa sulla pelle e sui polmoni. Quindi, quando ci sono forme di asma o forme di dermatite, si sente, non si vede. Poi non si sente, si vede. No, no, adesso si dovrebbe sentire tutto. Va bene. Sento, ma non vedo. Dovremmo, diciamo che se io voglio mettere a posto la pelle e voglio mettere a posto il respiro, la cosa ideale è sistemare, avere un colon che funzioni in maniera assolutamente perfetta. Questo è fondamentale. Va bene? Ok, questo è importante. Mettete a posto l'intestino, regolate l'intestino, fate in modo tale che le feci escono in maniera regolare e non c'è problema. Ok, seconda domanda da Fabio. Quando un bambino di 7 anni ha eosinofili alti, 1600, cosa deve fare? Porca pignata, 1600 di eosinofili, questo qui c'è una reazione. Allora, bisogna stare attenti a una cosa, vediamo subito un attimo. Quanto ha di BES? Perché se il soggetto ha gli eosinofili alti e la VES normale ha i parassiti, quindi avrà ossiuri, amebe o parenti vari. Se invece ha gli eosinofili alti e la VES alta, allora è una malattia allergica. Ma a 7 anni mi sa dato che c'ha i vermi quel bambino lì. Adesso non lo so perché non lo vedo. Ok, Va bene? step. Colon anche in caso di psoriasi? No, perché la psoriasi è una malattia autoimmune, non è una dermatite. Dermatosi o eczema, la psoriasi è una malattia autoimmune. Quindi bisogna dare un altro prodotto che funziona bene, che lavora sul sistema degli interferoni. È un prodotto nuovo, uscito da neanche 2 mesi, che è molto valido per questo. Chiama proprio TK mio. Ok? Poi stesso Fabio chiede se c'è la possibilità che K2 sia convertita dal microbiota intestinale a Vabbè. In K1, K1 e assolutamente sì. quindi interferisce con la Assolutamente coagulazione. sì. Infatti la K2 è meglio non darla. Io sono contrarissimo. La K2 che è diventata un po' marketing, perché non esiste dimostrazione di carenza di K2. I batteri trasformano la K1 in K2 e in K3 a seconda, che poi alla fine sono molecole molto simili a quelle della Q10. Va bene? E non farei una implementazione di Q2, di K2 nei soggetti che magari stanno prendendo il Coumadin o altra roba. Rischiano di andare a remengo. Poi, in età pediatrica si possono fare gli esami della zonulina. Se comincia già da piccolo ad avere un intestino messo così male, proprio messi male, sì, lo può fare tranquillamente, però insomma, teniamo presente che il bambino poi ha un intestino che è in formazione,
Quindi è un po' più permeabile degli altri, eh? Non è proprio la stessa cosa. Cioè, i valori del bambino non sono i valori dell'adulto. Di norma non lo fa mai nessuno sui bambini, però se volete farlo, fatelo. Poi c'è due domande alimentari. Propionato di calcio che viene utilizzato come conservante al pane crea problemi ai batteri intestinali? L'ho detto, l'ho già risposto prima, di solito no, perché poi i batteri si arrangiano in base alla disponibilità, producono quello che manca. Se c'è già una roba non lo fanno. Però bisogna vedere se il propionato di calcio è come il butirato di calcio, cioè un sapone. Perché se noi creiamo un grasso che diventa insolubile, non serve a nulla, che non può essere trasformato poi in energia. Quindi da vedere. Emanuela chiede, il glutamato di sodio dai dadi è dannoso? Allora, intanto rispondo a questo. Il Vai. problema per la psoriasi si chiama ProBio TK Torino Chilo Mio MIO puntati. Va Non bene? ce l'hai a casa. Allora, e questo serve anche proprio per la bilancia immunitaria, perché mi lavora sugli interferoni alfa, beta, gamma e soprattutto sui quattro interferoni lambda. Quindi è fondamentale, è un prodotto essenziale. Che non c'è nessun prodotto a livello anche farmaceutico che lavori sugli interferoni gamma, non esiste nulla. Sui lambda poi lasciamo perdere, ma sul gamma non c'è nulla. Infatti, anche Mauro Mantovani era molto interessato a capire cosa potesse dare per fare questa roba qua. Dimmi. Poi, istitici, dice Marina, con probiotici diventano più istitici? Alcune volte, quando io do, per esempio, il Saccharomyces boulardii, proprio base, lo do per cercare di sbloccare la stitichezza, c'è il rischio che mi diventino stiti, un 30% mi diventano stiti. Queste persone migliorano, dovrebbero migliorare nettamente prendendo i bifidobatteri. Il perché è sempre una roba abbastanza difficile. D'altro canto, vedete, la scienza medica è tutto tranne che scienza, perché è spannometrica allo stato puro. Si spera che una roba funzioni, ma non abbiamo tutte queste certezze. E l'intestino è veramente un colossale mistero. Bene, è veramente un colossale mistero. Per cui io prima, se vedo che col crepato lì sto male, do il bifidobattere. Di solito vanno a posto. Poi c'è sempre quel maledetto intestino che non risponde a niente, non c'è niente da fare. Sulla K2, che sta diventando veramente di moda, tutti quanti vogliono darla per via della vitamina D. Ma guardate che la K2, a parte che trasporta sì il calcio, ma l'osteoporosi delle donne in menopausa, guardate che non c'entra un fico, ecco, né con la vitamina D né con la K2, non c'entra niente. Cioè l'osteoporosi delle donne in menopausa è dovuta a un eccesso di serotonina che va a bloccare gli osteoblasti trabecolari. Quindi che voi accumuliate in zona operativa una grande quantità di cemento o di mattoni non serve, perché quello che mancano sono i muratori. Quindi cosa ve ne fate? La gente c'ha l'osteoporosi, giù calcio come se non ci fosse un domani, vitamina D e vitamina K. Sì, ho capito. Mettete un cantiere pieno di materia prima, poi mancano gli operai. Va bene, quindi andiamo prima di serotonina sicura, aggiustando la funzione delle cellule endocrinoaffini di stomaco, duodeno e ceco. Questo sì ha senso, curare l'osteoporosi con questo tipo di intervento, ma non dando vitamina D perché hai l'osteoporosi. Va bene, non serve a niente. Anna Cesa Bianchi, la nostra pediatra, e anche Emanuela chiedono se il glutamato di sodio dai dadi è da no. Allora, il glutammato dà eccitazione muscolare. Quindi, se una persona ne prende tanto di glutammato, non va nel cervello, ha proprio un'agitazione, sembra tarantolato. Capito? Quindi, questo è il problema. E c'è Biagio che chiede due domande. La differenza di contenuto di butirato tra pane raffermo di farina 00 e pane di farina integrale? Cioè zero, ma no, è la stessa. No. A me quello che serve per fare il butirrato a livello del sigmaretto è avere a disposizione l'amido retrogradato. Che questo amido derivi da un legume, da una polenta, dal riso,
dalla pasta integrale, non mi interessa, perché a me non interessa la parte proteica, mi interessa la parte zuccherina, che voglio che sia infeltrito. Va bene? Poi un'altra domanda di stesso Biagio, se puoi ripetere i fermenti utili per Candida o per chi produce troppa CO2. Ora, per quanto riguarda troppa CO2, io do sempre il Saccharomyces boulardii. Magari l'aumento di dose, cioè magari invece che uno al giorno ne do due, ne do tre, ma io ne do sempre di più. E poi una domanda dell'Emanuela. In un bambino che beve latte mattino e sera e ha feci chiare, sarebbe una cosa patologica? Allora, ascoltami, qui c'è Alfredo Dolzani che mi fa una domanda. Avevi dato il premio K per il Covid. Allora, il probiotic K è un prodotto che mi va ad attivare il sistema degli interferoni. Gli interferoni sono il sistema, lo stato maggiore del nostro esercito di difesa. Noi abbiamo varie strutture, sopra queste strutture c'è l'interferone. L'alfa e il beta governano sulla risposta di alcune cellule dell'esercito in generale, mentre il gamma utilizza le truppe speciali. Va bene? Quindi questo sistema piramidale in cui noi abbiamo lo stato maggiore delle nostre difese immunitarie, questo è importante. Però attenzione, questo sistema funziona solo a condizione che venga informato dai servizi segreti, che sono l'interferone lambda, delle situazioni reali che ci sono sul campo. Quindi i batteri presenti nel probiotic K e anche l'Eulena gratis, che è un'alga particolare, vanno a lavorare sia sul sistema operativo, cioè quelli che poi dovranno intervenire, sia sul sistema di informazione. Io riesco ad avere un intestino, scusate, un sistema immunitario, sistema immunitario che è più informato. Ha un buon servizio segreto, per cui è in grado di poter sconfiggere le malattie. Ovviamente sconfigge le malattie come può essere il Covid o anche altre, però mi lavora molto bene anche su tutti quelli che sono gli squilibri del comportamento dei soldati. Se io ho dei linfociti che aggrediscono cellule umane e mi fa venire la psoriasi, o mi aggrediscono cellule della sinovia e mi fa venire la artrite reumatoide, il sistema di comando a stato maggiore deve sapere che ci sono delle truppe che sono rimbambite e quindi deve intervenire su queste truppe, ma qualcuno glielo deve segnalare. Questo è il motivo per cui questo prodotto ha valenza su qualsiasi disfunzione immunitaria, non su una, ma su tutte. Ok? Una domanda interessante che Fulvio chiede: se è possibile che nelle discopatie lombosacrali ci siano presenti patogeni che degradano il disco intervertebrale? Questo, Fulvio, sono francamente un po' scettico perché a livello del possono andare a lavorare sull'inibizione dell'acqua, ma andarmi a mangiare fuori dei batteri, io lì dentro ancora non ho trovato lavori che dimostrino questo. Però mai dire mai, sempre disponibile a cambiare anche domani idea. Però non credo, perché i batteri stanno all'intestino e quando vanno in atopobiosi, cioè girano nel sangue, è come se andassero all'interno di una capsula e non fanno nulla, quindi difficilmente penso che riescano ad andare a fare dei danni a livello dei dischi intervertebrali. Potrebbero fare qualcosa a livello del midollo, questo sì, ma lì a livello del disco intervertebrale non credo, però non lo so, ecco, va bene? Allora, la conoscenza di utilizzi prebiotici in terapia intensiva i pazienti ventilati in nutrizione enterale o studi in merito alla relazione nutrizionale. Allora, sì, allora, io ho provato a fare anche nelle alimentazioni enterali, non parenterali, mettere dentro assolutamente i batteri, perché nell'alimentazione enterale, quindi con la PEG e tutto, c'è un problema di carenza di questi batteri, cioè non glieli dà nessuno, cioè in tutti gli ospedali danno da mangiare alla persona, ma non danno i batteri, perché ignorano completamente il problema. Allora, io ho visto molti genitori o parenti o figli mettere dentro i bifidi nel mangiare della PEG, cioè preparano loro la PEG per il malato, va bene? L'infermiera gli dà la roba, loro proprio preparano
tutto il pastone e ci cacciano dentro di nascosto, i bifidi, soprattutto i bifidi. E guarda caso, questi qui alla fine digeriscono e vanno di corpo perfetti. Quindi c'è una carenza. Poi è una roba da non fare. Non l'ho fatto, io non sono centro, io ve lo dico, ma non esisto, va bene? Però quando c'è, per esempio, la presenza di aspergillo nei polmoni, soprattutto nelle persone con fibrosi cistica, si può utilizzare diluito 1 a 7, va bene? Quindi 7 cc di fisiologica e dentro un po' di Enterococcus faecium per eliminare sia lo Staphylococcus aureus sia l'aspergillo dal polmone, facendo aerosol. Però qui lo dico e qui lo nego, non l'ho detto, non l'ho fatto. Bene? No, nel senso che non, è uno Strauss-Label, va bene? Però. Anna, penso che abbia fatto una bellissima domanda, perché mi interesserebbe anche a me sapere in quale terapia intensiva nei pazienti intubati in nutrizione enterale viene utilizzato In una nessun bellissima reparto, in nessun reparto. come. La domanda è corretta, è giusta, ed è, ma non c'è verso di fargliela capire, è una roba. Allora, come sia giusto le cellule endocrinofili? Bisogna sfiammare l'intestino in maniera tale da permettere alle queste cellule di produrre meno serotonina. Quindi, per produrre meno serotonina, bisogna rimodulare la serotonina attraverso il GABA. Quindi i batteri che producono GABA, che rimodulano il GABA, sono i regolatori diretti della produzione di serotonina, soprattutto di quella del ceco, perché nel ceco noi abbiamo una grande produzione di GABA e una grande produzione di serotonina. Qui è il ceco, diciamo, l'organo principe per poter andare a lavorare su questo argomento. Un bambino di 4 anni con spettro autistico che sta prendendo il paracasi in specie pagliarese F19, sì. Può essere utile il GABA in che quantità? Allora, 4 anni si danno 100 mg, va bene? Poi si prendono, possono fare anche capsule da 50 mg, se ne possono dare da 2 a 3, perché ogni bambino ha una reattività diversa e dopo un po' che lo si dà, scende anche a 25 mg. Io ho fatto le varie prove, i bambini sono arrivato massimo a 125, poi siamo scesi a 100. Poi si va il bambino, va a scuola al mattino, gli davamo 100 mg. Alla sera, pomeriggio, quando tornava a casa a scuola, non potevamo dargli altri 100, avevamo altri 50, se ne davamo 100, e bisogna regolarlo un po' per volta. Va bene? Per una candida ricorrente recidiva, è E lì non così? lo so, dipende se questa candida è intestinale o vaginale. Io questo non glielo so dire. Se è intestinale, la candida è fisiologica nell'intestino, quindi non è che si possa eliminare, bisogna ridurne le cariche. In questo caso, Saccharomyces boulardii come se non ci fosse un domani. Se è vaginale, il problema invece è molto diverso, perché vuol dire che lì manca la flora del Dodeline, quindi bisogna capire un attimo come Una fare. domanda sopra, se mi vai un po' su. Anche per i tumori si può usare il probiotic K-Meo, Ancora più su. perché è Aspetta, una. È un, è una. Allora, cos'è? Che cosa? aspetta. C'è una domanda ancora più giù. Ti andrebbe di condividere qualche novità sulla scelta dei fermenti durante l'infezione da Covid? Chiedo rispetto all'ultimo webinar che hai fatto su. Allora, il problema dei batteri, io sui batteri da usare per il Covid, io viaggio sempre di proprio bene e ne do uno al mattino di quello verde, contiene il disinfettante, diciamo il Saccharomyces boulardii, a mezzogiorno i bifidi e alla sera il lattobacilli. Io preferisco questi prodotti perché hanno una carica batterica che attualmente è la più alta al mondo, cioè nessun batterio al mondo è in. Prodotto al mondo è in grado di avere una quantità alla scadenza di questa entità, perché sono 1 miliardo minimo garantito per ogni ceppo alla scadenza, il che è veramente tanto. Posso garantire che è davvero tanto. Per cui la cosa ideale, io faccio questo, faccio fare quindi il verde al mattino, arancione a mezzogiorno e blu alla sera, sono tre colori diversi. E si fa per 10, massimo esagerando 20 giorni, ma non di più. Va bene? Che dopo uno. O è guarito dal Covid o è finito in ospedale. Delle due l'una. Io sono 20 giorni ancora non sta bene. E questo serve, io ho visto, anche ad impedire che si formi quello che è il long Covid.
bene, quindi attenua o riduce la possibilità di avere il long COVID. Non ho detto che cura il long COVID, perché potrebbe forse anche curarlo. Però io ho visto una persona con un long COVID di quelli gravi, di quelli seri, che ha ottenuto il beneficio, però dopo un po' si plafona, non riesce a superare. Questo però è un long COVID che è dal fine ottobre 2020, quindi sono quasi 18 mesi che è messa in ginocchio questa persona. Va bene? C'è Miriam che chiede se puoi spiegare meglio in pratica come curare l'osteoporosi in donne in pausa. Camminando, molto banale. Camminare, l'unica roba che si può fare veramente è attività di cammino gravativo, quindi niente nuoto e niente bicicletta, perché i piedi devono appoggiare per terra, perché attraverso diciamo, la pressione gravativa noi abbiamo l'attivazione degli osteociti, che sono le uniche cellule che sono in grado di poter ristimolare gli osteoblasti. L'unica roba è quella lì, non c'è altro da fare, perché sì, ovviamente serve il calcio e la materia prima serve, non è che non serve, però di calcio è difficile essere carenti. Il problema grosso è riattivare i muratori, sono in cassa integrazione, non lavorano. Che cosa fa la scienza medica? Va a bloccare gli osteoclasti, cioè dice, siccome gli osteoblasti sono bloccati, ma io non so come diavolo fare per svilupparli, prendi i bifosfonati che non vanno altro che a bloccare gli osteoclasti. Quindi blocco uno e blocco l'altro, chiudo il cantiere e resta la roba così com'è. Già, ma c'è un problema. Quando io blocco gli osteoclasti, li blocco sia sulle trabecole sia sulle parietali, mentre la serotonina mi ha bloccato soltanto gli osteoblasti trabecolari, non i parietali. Per cui se io vado avanti a prendere questo farmaco, io vado a bloccare la distruzione ossea sia trabecolare sia parietale, ma mantengo l'aumento di massa ossea della parte parietale. Infatti restano ossa più fragili perché sono più spesse. Capite? E quindi vado incontro a fratture. Cioè è sbagliata proprio la terapia. Non si fa. L'unica terapia è camminare, fare 10 km al giorno, 10 magari sono troppi, facciamone un po' di meno di 10. A camminare un gran tanto in forma gravativa, cioè passi lunghi e ben distesi e non da shopping. Camminare, va bene? Rossanno chiede: cistiti ricorrenti e prostatiti, come le cureresti? Allora, Bifidi, lattobacilli, entrambi. lattobacilli. I bifidi non servono, lattobacilli. Assolutamente. Bene? Questi servono. Lì dentro c'è da fare tutta una disamina profonda del perché vengono le cistiti, vengono le tatiti un po' meno, ma la cistite, ma soprattutto le vaginosi, le vaginiti, tutte queste menate qua. E diciamo che adesso alle 10:30, 10:15 non è il momento di parlare, perché poi è un argomento specifico, dovremmo fare una lezione solo e esclusivamente sulla mucosa vaginale. Va bene? Faremo un Perché webinar sulla mucosa vaginale. C'è una confusione notevole, perché molti pensano che ci siano delle infezioni, mentre invece sono delle dislocazioni sballate dei batteri. Per esempio, molti pensano che una persona con cistite, che ha l'Escherichia coli o il Proteus, abbia un'infezione di batteri del retto che sono finiti nelle vie urinarie. Non è vero. Maschi e femmine, tutti maschi e femmine hanno quattro batteri patogeni e un protettivo. Abbiamo un rhamnosus, GR1 all'interno delle mucose uretrali. Poi abbiamo l'Escherichia coli, il Proteus, l'Enterococcus faecalis e la Klebsiella. Questi quattro ceppi batteri sono presenti in tutti. Sono già noi, ce li ho io, ce li ha anche Mira, ce li abbiamo tutti. Poi possono esprimersi in quantità, cioè aumentano quando vengono irritati da batteri che migrano dalla mucosa rettale invaginale alla vaginale lì. In pratica, per fare un esempio cattivo, però non me ne vogliate, questi batteri sono gli abitanti di Lampedusa che si incazzano come delle iene ogni volta che gli arrivano gli sbarchi. Allora cosa fanno? Sperano nel mare grosso, quindi fanno venire una diuresi violenta per mandare fuori dai piedi questi batteri e annegarli. Questo è il motivo. Va bene.
abbiamo un batterio che è il nostro Lactobacillus rhamnosus e quattro ceppi diversi che però si attivano in base al pH delle vie urinarie. Più il pH è acido, più avremo Escherichia coli. Più il pH è basico, più avremo il Proteus. Quindi, a seconda del tipo di pH, interviene un ceppo batterico o l'altro in base al tipo di pH che c'è. Questo era il quadro. Però sarebbe bello andare avanti, non so. No, lo faremo. Quali sono i batteri che producono più GABA? Lattobacilli. Lo fanno anche i bifidi, eh? Però i lattobacilli lo fanno tanto. Allora, la rifaximina non l'ho mai consigliata per contrastare il Covid, mai. La utilizzano molti, però guardate che basta che uno prenda una cefalosporina di quinta generazione o prenda l'levofloxacina, a quel punto i batteri crepano lo stesso. La differenza della rifaximina rispetto agli altri è che la rifaximina non è assorbita, gli altri sì, tuttavia la differenza. Però per ammazzare i batteri che fanno da incubatrice è meglio prendere antibiotici ad assorbimento perché io ho i batteri del crostri, scusate, della premotella nel polmone e in bocca. Se io piglio soltanto la rifaximina, io elimino i batteri solo quelli dell'intestino, non quelli del polmone. Quindi, volendo, è meglio prendere antibiotici che si assumono. Sono necessari gli zuccheri semici tra i componenti all'interno dei probiotici commercio? No. Diciamo che il trialosio viene utilizzato per stabilizzare il prodotto, non è, perché i prodotti proteici, i batteri sono proteici, hanno bisogno del trialosio per la struttura, proprio per. Aspetta, adesso arrivo. Quindi hanno bisogno del trialosio per sistemarsi, è un disaccaride che permette alle parti proteiche di stare più secche, più umide, più secche, non umide, e quindi vivere. E il problema degli zuccheri, che poi i zuccheri semplici non servono a nulla, massimo serve solo questo qui che è un disaccaride messo per così, perché è messo un po' storto, sono due molecole di glucosio messe spazialmente in un modo un po' particolare, che ha questa caratteristica di stabilizzare le proteine. Per il resto gli zuccheri non servono, i batteri mangiano fibre. Allora, il nome dei probiotici per il Covid, io faccio prendere un prodotto che si chiama Probio Bene, e se ne prende dentro a tre colori, verde al mattino, arancione a mezzogiorno e blu alla sera. Ok, 162 nuovi messaggi che finisco fra una settimana. Qua. Per una disbiosi fermentativa del tene, cosa consigli come probiotici? Fare tutto il ciclo da bene o come alimentazione solo idrori carboidrati? Bisogna fare entrambi. Se voi producete metano dovete ridurre le fibre, se producete tanto dovete ridurre carboidrati. Se continuate a mangiare come disperati pane, pasta, pizza e patate, sarà dura che riusciate a contenere il tutto. E quando l'abbiocco arriva alle 5 del pomeriggio, Si vale. dipende a che ora ha mangiato. Questa qui mi piace, però. Dipende a che ora ha mangiato. Di solito l'abbiocco comunque si ha circa mezz'ora, massimo mezz'ora dopo, 20 minuti dopo che si è mangiato. Se lo si ha alle 5 del pomeriggio, che c'è qualche problemino diverso. Oppure può esserci proprio anche un'epatopatia grave. Attenzione, sono persone che è cirrotico, si addormenta in piedi a degli orari assurdi. Allora, per disturbi comportamentali ai bambini di 6-7 anni, i lattobacilli sono consigliati in che dosaggi? Uno al giorno di Probio COS, che sono i lattobacilli. Uno al giorno. Va bene? Uno al giorno per 20 giorni, poi al massimo si fa una a giorni alterni per altri 40, però una al giorno è fondamentale. Bene? Ci sono altre domande? Ma basta. Sì. Arrivato alla fine. Va Mamma mia. bene, grazie. Aspettiamo il libro, sì. Eh sì, come no? Sto tempo io, finché c'ho questa croce qua vicino che mi fa lavorare No, fino alle 10 e discorso, mezza. no, discorso importante perché noi abbiamo discusso prima di iniziare il webinar. Io ho detto, Luciano, devo capire quale sarà il take home message che tu vorrai per tutti loro. E take home message che noi possiamo da soli, correggimi, Sì, da soli assolutamente. valutare la propria qualità del nostro microbiota intestinale, osservando quello che una volta era naturale osservare, le nostre feci, l'odore, la forma. Basta? Assolutamente. Ecco. Forma, odore, colore, Sì. consistenza, Sì.
Cioè, guardatevela Santa Matina, dito alla gente, dice, vieni, c'è la colite, come la fai? Invece la gente dice, c'ho la colite, cosa c'è il dolore? Oh, ho capito, ma puoi dirmi come la fai? Quante volte la fai? A che ora? A che ora? Perché si dovrebbe andare in bagno tra le 5 e le 7 del mattino, va bene? Quindi non quando vi pare. E poi, visto che l'hai proposto da solo, a questo punto faremo anche un webinar sulla Ah, mucosa vaginale, va che bene. poi le domande vengono spontanee ed è giusto sempre Va approfondire. bene, Ringrazio a tutti, grazie Luciano, vi va bene. Arrivederci. salutiamo. Arrivederci a tutti. Grazie, Grazie. ciao.